Ciao, sono Ambra e benvenuti o bentornati nel canale. Oggi sono in compagnia di un bustone pienissimo di trucchi firmati Primark e andiamo a realizzare insieme una full face, quindi un trucco completo che ci costerà 44 euro. Ed eccoci, come state? Spero bene. Prima di iniziare a truccarci con queste cosine super low cost firmate Primark, vi ricordo di raggiungermi anche su Instagram, mi trovate come Osservatrice Scaltra anche lì. E se questo video ti piace, lasciami anche un like, che è sempre gradito. Partiamo, e sono super felice di poter fare questo video perché queste cose le avevo fatte comprare alla mia amica Elisa prima di Natale. Sono riuscita ad averle solo ora e quindi direi di partire. Primark ha una linea di cosmesi super economica e oggi voglio testare per la primissima volta in diretta con voi alcune cose. Come al solito non lasciatevi scappare i video preferiti low cost o bocciati, perché no? Perché magari potreste ritrovare queste cosine all'interno proprio di uno di quei video. Ma partiamo con questo video first impression. E come vi ho detto, ho speso per tutte queste cose 44 euro, che devo dire è veramente poco. Tutte queste cose vi premetto che le ha scelte la mia amica Elisa per me, quindi salutiamo Elisa e vediamo se ha scelto bene. Spero che il fondo vada bene per la mia attuale carnagione, perché ho preso un po' di sole. Il fondotinta in questione è il Glow Foundation, costava 6 euro e vi lascio tutti i nomi corretti dei prodotti che vado a utilizzare in questo video giù in info box. Quindi ricordate sempre di aprire l'info box, che trovate tutti i nomi corretti, le shades che utilizzo, eccetera. Elisa mi ha preso la shades Cool Sand, quindi dovrebbe avere un bel sottotono caldo. Sono dei prodotti più costosi che vedrete all'interno di questo haul, mi è costato ben 6 euro. Mi piace moltissimo intanto l'applicatore con la pipetta e il contagocce, e il fondotinta mi sembra piuttosto corposo, non è super liquido. Il finish di questo fondo invece è sheer, quindi luminoso, glow, quindi meglio per pelli secche o se come me amate l'effetto luminoso. Lo vado ad applicare con queste spugnette sempre di Primark, costano 3,50 euro. Utilizzo questa rosa che ho già bagnato, ma come vedete non ha preso grande dimensione e mi sembra anche non particolarmente morbida. Guardate infatti la differenza con questa, che è la mia preferita di Beauty Bakery. Questa è proprio molto cingomosa, si può dire. Insomma, però vediamo com'è l'applicazione con questa spugnetta e vediamo anche com'è questo fondo. Però intanto stiate vedendo come la pipetta ha difficoltà a catturare e rilasciare il prodotto. Questo aspetto non mi piace, perché ad esempio se voi doveste prepararvi la mattina di fretta, utilizzare un prodotto di questo tipo non mi sembra proprio azzeccato. Il fondotinta invece si sta rivelando un vero disastro su di me, coprenza veramente zero. La nuance è un po' chiaretta, nonostante il nome mi abbia tratto in inganno e fatto ben sperare, però quello di questo fondo è un finish davvero molto strano. L'effetto è quello di pelle nude, ma perché sembra di non aver applicato proprio nulla. Andiamo a stenderlo con un pennellino normale. La pipetta ha dei problemi, ragazze, state vedendo che non cattura. Io uso il pennello piatto in rarissime occasioni e soprattutto quando ho un fondotinta che non copre neanche se mi metto a piangere. Mi piace la formula di questo fondo perché lascia le strisciate come se andasse a svanire sul viso e sono certa possa andare a mettere in evidenza le aree secche del viso, se ne avete. Comunque la coprenza è davvero bassissima, ho difficoltà nella stesura e soprattutto è un fondo che non copre, non uniforma. È stranissimo perché nel momento stesso in cui passo la spugna è come se il prodotto, invece di essere steso, se ne vada via, no? L'effetto di questo fondotinta è davvero tremendo. Sul naso proprio lascia le strisciate tipiche dei fondotinta non adatti a pelle secca. Questo in teoria lo dovrebbe essere perché è un fondotinta luminoso. Io insisto, anche perché se n'è completamente andato in queste aree. L'effetto è quasi, vi ripeto, polveroso. E comunque la coprenza è una delle più leggere che abbia mai avuto. L'effetto è di pelle struccata, ma perché? Perché se ne va via, passate la spugnetta e lui se ne va. La spugna non mi è piaciuta, è molto dura, non stende bene il prodotto, non lo cattura abbastanza, non lo plasma sul viso, non lo lavora come voglio io, è anche abbastanza duretta al tatto, ma questo me lo immaginavo perché quando le spugne vengono bagnate e strizzate e non aumentano di volume, di solito noi abbiamo già l'indice che quella spugnetta non sarà morbida e non stenderà bene il prodotto. Per me no, però in questi giorni me lo riprovo con calma, nonostante la nuance non sia perfetta per me al momento.
Passiamo al correttore che mi è costato 3,50€ ed è l'Ultra Longwear Concealer, quindi un nome che mi fa supporre che duri tanto. Questa è la Nuance Ivory, quindi è una nuance che dovrebbe essere piuttosto chiara. Mi piace tanto lo scovolino, bello cicciottello, e questi prodotti hanno anche la dicitura cruelty free, quindi bene. Questo ho definito correttore lunga durata, questo è un video first impression, quindi vi saprò dare sicuramente più nozioni in un altro video. Riprovo con la stessa spugnetta che praticamente è impermeabile all'acqua, cioè l'ho bagnata come se l'acqua fosse scivolata su questa spugna. Allora, il correttore fa la stessa cosa, la stessa identica cosa del fondotinta, coprenza inesistente, no, assolutamente non ci siamo. Tra l'altro sto notando che se lo ripasso in alcune aree si cancella, si toglie proprio il fondotinta. Tra l'altro non è la prima volta che provo dei trucchi Primark e alcune cose mi sono piaciute davvero tantissimo, ad esempio con le loro ciglia finte mi ero trovata bene, con le loro matite labbra lunga durata mi ero trovata bene. L'occhiaia me l'ha illuminata ma non coperta, non me ne volete, ma vado con la mia spugna di fiducia, voglio vedere se cambia qualcosa. Però sì, il correttore se ne va, e soprattutto quando ripasso nelle zone dove ho messo il fondo continuo ad andarsene anche con questa spugna che è il top. No, mi dispiace, ma per questi tre prodotti iniziali assolutamente non ci siamo. Tutti i prodotti che vedrete sono dei dupe di marchi più famosi. Allora, in questi due io ci vedo Catrice. Ditemi voi se vedete qualche altro brand a cui hanno copiato il packaging. Sì, perché tutti i prodotti che andrò a usare hanno packaging vergognosamente copiati ad altri brand. La Cipria ha il pack ad esempio copiato da NYX, è identica. La Cipria è costata 3€ ed eccola qua, la Perfect Fix. Di solito queste ciprie in colore perfezionanti mi danno grandi soddisfazioni. Allora, vedo intanto che spolvera abbastanza, ma no, non è un problema. Bianca un pochino, quindi attente a non metterne troppa. Su questa base viso sta creando il vero e proprio disastro, ecco, ha dato la mazzata finale. Praticamente questa cipria ha definitivamente cancellato le aree dove avevo posizionato il fondo che già se n'era andato. Però mi sentirei di dire che questa cipria la voglio provare con più calma su un fondotinta che si comporta bene su di me. È una cipria composta da talco e mica, quindi ha un potere sebo assorbente pazzesco, potrebbe quindi seccare leggermente il viso. Questa la voglio testare assolutamente con altre tipologie di fondotinta. Passiamo al prossimo prodotto, altro dupe, vediamo un po' se indovinate. Questa mi ricorda tantissimo una via di mezzo tra la mia amata Kali Contour Palette di Smashbox. L'interno è molto simile a quello della Kali Contour. Come grafica sul pack, esterno mi ricorda una palette Urban Decay. Ditemi voi se non è uguale una palettina di Urban Decay. Comunque, gran bella grafica. Questa costava 8€. Questa si chiama Sculpt and Glow Face Palette e dentro si presenta così. Quindi abbiamo una polvere chiara che può essere utilizzata sotto l'occhio, ad esempio, per fare un highlighting. Ed è una polvere stranissima, ha una texture particolare, sembra quasi vischiosa. Ricorda proprio il vischio, appiccicosa. Beh, copre più questa polvere che il mio correttore. Ha un sottotono giallo, quindi è stata formulata per spegnere e contrastare proprio l'occhiaia. Ed è strana la consistenza di questa polvere, perché è come fosse proprio cremosa. Allora, ora prendo questa polvere qua, una polvere ambrata, fa un leggero svolazzamento, ma 8€, e vado a vedere come si comporta sul viso. Anche questa cialda ha una texture molto cremosa, quindi che aderisce bene. Il colore mi piace da impazzire. Ha una leggera satinatura, quindi non ha glitter, ma ha una luminosità intrisa nel prodotto che la rende piuttosto naturale. Sta spolverando ovunque sulle altre cialde, vabbè. È una polvere leggermente luminosa, vedete? Quindi ha un effetto super naturale e anche tridimensionale sul viso. Questa mi sembra un'ottima palettina per l'estate. Abbiamo due illuminanti, però mi sembrano molto scuri. Quindi su una ragazza per la pelle scura vanno benissimo. Per me non sono proprio perfetti. Però proviamo ugualmente anche l'illuminante nella sua variante un po' più chiara. Vedete, è un oro pesca con un bel sottotono presente, quindi che è troppo scuro da essere usato sulla mia pelle. È un illuminante che si lascia intravedere abbastanza bene anche dal vivo, ma può mettere in risalto pori dilatati e quant'altro, perché ha una grana molto grossa e dei glitter ben visibili, che è la cosa che io
detesto negli illuminanti. Mentre voglio provare a utilizzare una punta di questa cialda aranciata qua a mo' di blush. Vediamo come si comporta come blush. Cioè, io una roba del genere non l'ho mai avuta in faccia. Una volta stesa diventa gialla. Usatela come terra, per l'amor di Dio, per andare a scaldare una terra fredda, per altre robe. Non vi venisse in mente di usare questa cialda qui come blush, come ho appena fatto io. Ok, ho avuto una pessima idea di utilizzare questa palette come blush, soprattutto perché avevo anche un blush. Costa 2€, si chiama blush ad alta pigmentazione. Ecco qua la cialdina, il colore che ho io è Carnival e spero vivamente non sia una carnevalata. Ha un ottimo rilascio colore, provo a picchiettarlo sulle gote. Allora, l'alta pigmentazione c'è, la texture è quella di un blush opaco, secondo me non mi sta piacendo perché sotto c'è una base che si sta separando, una base che non ha né uniformato né coperto le discrovie, ma mi ha solo creato un effetto pelle secca. Quindi anche questo blush me lo riprovo con calma e vi saprò dire. Passiamo alle parti più interessanti, ovvero occhi e labbra. Gli occhi mi intrigano un casino perché queste due palettine sono stupende, tracopiate alle palette di Huda Beauty. Eccole qua, proprio queste ricordano le famosissime palettine Huda Beauty. Costano solo 3,50€ e sono, sembrano quantomeno, molto molto carine. Elisa mi ha preso la Taupe Treasure e la Amber Flame. La grafica della palette è molto carina, sono compattine, sono smart, sembrano molto interessanti. Sono anch'esse cruelty free ma made in China. Ecco qua le colorazioni, anche la taupe non è male, un po' più anonima ovviamente essendo colori più neutri, ma mi intriga. Vado a realizzare un trucco molto veloce giusto per provare alcuni colori. Parto da questo centrale che è un color carne e vedo che fanno un sacco di fallout. Vediamo com'è però la scrivenza. Li applico su palpebra nuda, senza primer, senza nulla. Per ora sembra veramente che si sfumino bene, che il colore è bello modulabile e risulta piuttosto pieno. Poi vabbè, il colore è fantastico perché è un bel nude leggermente pescato, perfetto per la primavera estate. Si sfumano molto bene, ricordano un pochino gli ombretti di Make Up Revolution. È un opaco bello cremosino, quindi scorre bene, stanno spolverando moltissimo, quindi attenzione. Prendo un pennello piatto e dall'altra palettina prendo una punta del bianco, la metto sotto all'arcata sopraccigliare. Elisa si è scordata la matita sopracciglia, va bene, lasciamo al naturale, dai. Carino, sembra quasi traslucido. Il finish mi piace perché non è troppo polveroso. Prendiamo un po' del giallo, così a caso, fanno un kick off pauroso. Quindi prendete una punta di prodotto, la cialda si rovina e fanno anche un bel fallout, quindi svolazzano le polveri, che giallo è pigmentato ma si sente da come si muove il pennello sulla palpebra, che sono quei colori che basta un colpo di vento e vanno via, si sfumano da soli. Prendo una punta d'arancio, proprio millesimale, sta diventando un trucco da Rio de Janeiro, Ambra fermati. E poi la cosa buffa è che fra un po' mi deve arrivare l'architetto a casa per lavoro, alle 4, sono tipo le 3:20. No, ma fai con calma Ambra, fai con tutta la calma del mondo. Si vedete, quando ripasso il pennello con l'altro colore, il giallo se ne va, quindi sì, sono polveri un po' così. Prendo una punta di correttore, voglio fare una cosina, a parte che il correttore è inutile, questo correttore, però poca. Con il polpastrello prendo questo colore che mi sta chiamando, pieno di glitter. Sembrano glitterini pressati, una base ombretta a cui sono stati aggiunti dei glitter e pressati per dare questo effetto luminoso, quasi foglia oro, metallica. Ha proprio delle parti ultra pesanti all'interno questo ombretto, però il risultato non è male, cioè quantomeno è subito di impatto, bello, scrivente e soprattutto anche omogeneo. Rendo un pochino più diffusa la sfumatura, vedete che se ne vanno, no, se sfumo proprio spariscono. Ne rimetto una punta perché questo arancio sparato qua mi piaceva. Perde molto di intensità quando passate anche un pennello sopra, immaginatevi tenerlo su un'ora sulla palpebra e soprattutto su una palpebra come la mia. Metto una punta del nero, una puntina di nero qua, come scrive questo, ci piace. Ho scosso il pennello, vedete che non sta neanche andando sotto all'occhio, disfondo bene il nero e rintensifico per la terza volta
l'arancio. Passo al mascara ed è il Better Than Sex. No, scherzo, ma è uguale. Qua c'è proprio un plagio. Il loro mascara, il mascara dupe barra fake barra tentativo di copiarti, si chiama False Lash Queen. La confezione è proprio copiatissima dal mascara Too Faced. Anche l'interno è molto simile al mascara Too Faced come colorazione, eccetera eccetera. Vediamo lo scovolino se hanno copiato anche quello. No, quello non hanno copiato. Fatemelo annusare, aspettate. Io mascara nuovi li annuso sempre e questo posso dirvi che ha veramente un odore sgradevole. Mascara molto appiccicoso. Vedete che appena mi azzardo a fare la seconda passata già si rapprende quasi a grumi, quindi rischia di appiccicare un po' le ciglia. Sono anche certa che se insisto dà un effetto ciglia allungate spettacolare, però pure di fare grumi perché ha una consistenza veramente super densa. Allora, l'effetto non è malvagio, ovviamente bisogna vedere come si comporterà tutto questo trucco nel corso della giornata. Questo è l'effetto del mascara, che devo dire pensavo fosse peggio. Passiamo all'ultimo, l'ultimo prodotto, e qua abbiamo la copia delle tinte labbra di Kylie Jenner, dei Kylie Lip Kit. In realtà costavano 4 euro e sono i Lip Kit Matte Collection. Eccolo qua. La nuance che ha scelto per me gentilmente Elisa è Cookie Dough. Andiamo a distruggere la confezione e... no, vabbè, adoro. Il pack di questo prodotto mi ricorda tantissimo le tinte labbra di Huda Beauty. Ditemi se non ve le ricorda. E io mi ero trovata benissimo con le matite di Primark, quindi andiamo a vedere lei. Allora, il colore è veramente chiarissimo. Io non amo i colori così chiari sulle labbra, è come se andassero a cancellare il contorno. Il finish mi piace, posso dire che mi piace perché è bello corposo, ha coperto bene il contorno naturale delle mie labbra nonostante i colori chiari abbiano ovviamente più difficoltà a farlo, e risulta bella piena, bella levigante. Questa secondo me in una nuance più scura sarebbe entrata nella mia pochettina di fiducia delle matite labbra, perché la formula sembra veramente quello che cerco io nelle matite labbra. Andiamo a provare anche il Matte Liquid Lip. Lo scovolino è piccino picciò, guarda, non so se riuscite a capire, è veramente piccino. E andiamo a provarlo. Sembra scolorina. Colore che ha scelto la mia amica non mi piace per nulla, è un arancio chiarissimo tendente al salmone. La tinta si è già seccata, mette in risalto le pieghettine tipiche delle mie labbra e crea anche delle micro crepette. Questo significa che la texture non è abbastanza elastica, appena si asciuga crea le rughettine. Inoltre sembra anche una texture leggermente pesante e questo mi fa pensare che dopo un quarto d'ora inizierà a tirare. Il colore non la biasimo, perché questo colore, da come appare sul cartoncino, sembra proprio il tipico colore nel mood Kylie Jenner. È un nocciola leggermente rosato, dal vivo invece è proprio un arancio chiaro, una roba che, cioè, mi sarei confusa moltissimo anch'io, perché dal cartoncino il colore sembra molto 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 bello, ma guardate poi che copioni, hanno copiato tutto. Bene ragazzi e ragazzi, io spero che questo video vi abbia divertito o comunque tenuto compagnia, o magari anche, perché no, che vi possa anche essere stato utile. Sono curiosissima di continuare a testare alcuni prodotti, in particolare tutte le polveri e il mascara. Correttore, fondotinta e spugnette per me sono veramente un no, e un no drammatico. Sono certa che andrò a riutilizzare in qualche modo anche loro, anche perché i trucchi sono come il maiale, non si butta via niente. Comunque, al di là della performance di alcuni prodotti che proprio non mi è piaciuta, devo dire che tutte queste cose per 44 euro è veramente un prezzo stracciato. Fatemi sapere qua sotto cosa ne pensate nei commenti. Noi ci vediamo alla prossima, non scordate di starmi bene.